Amici di Antenna Sud, buona domenica e ben ritrovati a una nuova puntata della trasmissione religiosa Il Verbo e la Parola, in onda su Antenna Sud tutte le domeniche mattina per approfondire il Vangelo. Vangelo che abbiamo appena ascoltato dalla messa trasmessa in diretta dalla Basilica di San Nicola di Bari. E anche questa domenica siamo in cripta, nella cripta della cattedrale dedicata a San Sabino e potete notare alle mie spalle il bellissimo abside scendendo nella cripta a sinistra dove sono raffigurati Santa Maria Odegitria, appunto la patrone, una delle tre patrone di Bari e Sant'Orsola, affreschi del XII secolo. Oggi domenica 12 giugno, solennità di Pentecoste. Il colore liturgico è il rosso. E il tratto il Vangelo è stato tratto dal brano di Giovanni eh, che potremo intitolare in questo modo: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Gesù, ormai risorto, entra nel Cenacolo, trova gli apostoli lì riuniti e, eh, come dire, promette dopo aver dato la pace di eh, ricevere lo Spirito Santo, cosa che appunto nel giorno di Pentecoste, il cinquantesimo giorno successivo alla Pasqua, accade. Lo Spirito Santo scende sul capo degli apostoli sotto forma di lingue di fuoco e loro adesso sono pronti per uscire dal cenacolo e, a partire da Gerusalemme, evangelizzare tutto il mondo. Ma. Per approfondire questo aspetto del Vangelo lasciamo la cripta dove ritorneremo nella seconda parte, andiamo in Arcivescovado a pochi, a pochi passi da qui per incontrare Sua Eccellenza Monsignor Francesco Cacucci, Arcivescovo della Diocesi di Bari Bitonto e Presidente dei Vescovi Pugliesi. Adoro te le fonte, la E anche questa mattina siamo in Arcivescovado per approfondire il Vangelo attraverso le domande a Sua Eccellenza. Intanto, buona domenica e auguri di Pentecoste. Auguri anche a voi. Questa solennità è bellissima e noi gustiamo la discesa dello Spirito Santo nei nostri cuori. E un saluto anche agli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Domenico Romanazzi che... Ogni settimana pongono domande a Sua Eccellenza per approfondire il Vangelo che abbiamo appena ascoltato. La prima domanda la pone Antonella. Eccellenza, oggi la Chiesa festeggia la solennità di Pentecoste. Che cosa si ricorda in questa festa liturgica? Pentecoste vuol dire 50 giorni. Dopo 40 giorni Gesù è asceso al cielo. Dopo 50 giorni la festa di Pentecoste richiama un altro compimento che era classico nel mondo ebraico e che è stato poi ripreso nella nuova alleanza e quindi in questa grande realtà, in questa grande festa che noi celebriamo con la discesa dello Spirito Santo. A dire la verità. In Oriente viene chiamata Pasqua delle Rose. Perché? Perché in questo giorno si raccolgono dei petali di rose che richiamano le fiammelle che sul capo degli Apostoli si sono manifestate proprio il giorno della discesa dello Spirito Santo. Sono tanti i significati della Pentecoste che si richiamano all'Antico Testamento e che rimandano a noi. Partiamo dall'Antico Testamento. La liturgia ci dice che in quel giorno tutti i popoli della terra allora conosciuta parlavano e si comprendevano reciprocamente. Ognuno parlava nella propria lingua ed era inteso dagli altri. È il contrario della torre di Babele. Mentre la torre di Babele era stato il segno della superbia dell'uomo che voleva costruire questa torre per sfidare Dio e quindi poi tutti non riescono a comprendersi e quindi c'è una dispersione delle lingue. Noi per dire una Babele eh, vogliamo esprimere qualcosa che non si riesce più a comprendere. E invece la Pentecoste... È l'antibabele, cioè tutti i popoli della terra sono chiamati a comprendersi, non solo a comprendersi nella propria lingua, ma soprattutto ad avere un cuor solo e un'anima sola. Quindi il frutto della Pentecoste è la comunione, è la comunione fra tutti gli uomini della terra. Grazie, Monsignore. La seconda domanda, Stefania. Padre Francesco, Gesù risorto entra nel cenacolo e dà la pace ai suoi discepoli. Solo adesso loro trovano la forza di portare il Vangelo nel mondo. Perché? Perché il termine pace è un termine molto più ricco, non è solo l'assenza della guerra. Il termine pace indica, in riferimento al termine ebraico originario, shalom, indica la pienezza di tutti i beni, l'armonia, la comunione. Ancora una volta il dono della pace segue l'invio dello Spirito Santo. Dice Gesù ricevete lo Spirito Santo. Ecco, pace a voi, ricevete lo Spirito Santo. Quindi il dono dello Spirito Santo è anche dono di pace. È vero, noi quando pensiamo alla pace pensiamo a tutti quei paesi in cui la pace non c'è, il Maghreb oppure in Iraq, in Afghanistan, nel Medio Oriente. Ed è chiaro che l'assenza della guerra è il minimo, ma non basta. Noi non riusciremo mai a superare la guerra se non facciamo lo sforzo di far crescere l'amore e la pace non è se non una declinazione dell'amore. E quindi la pace di Gesù è quella che ci viene dallo Spirito Santo proprio nel giorno della Pentecoste e ci permette di guardare a tutti i popoli della terra con cuore fraterno. Non dobbiamo mai guardare gli altri popoli come ai nemici, ma come a fratelli, perché sono tutti figli dello stesso padre. Bene, terza ed ultima domanda, Francesco. Monsignore, Gesù dà agli Apostoli il dono dello Spirito Santo. In cosa consiste questo speciale potere? Il dono dello Spirito Santo è il dono della sua persona, però gli effetti di questo dono sono molteplici. Uno di questi effetti... È proprio la riconciliazione e il perdono dei peccati. Perché dice Gesù: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Quindi, quando noi andiamo a confessarci, riceviamo il dono dello Spirito Santo, si suggerisce addirittura ai confessori, quando devono dare la soluzione, di imporre le mani. E questo segno dell'imposizione delle mani è un segno che indica la discesa dello Spirito Santo. Lo si fa per il sacramento della cresima, lo si fa per l'ordine sacro quando un giovane diventa diacono oppure sacerdote oppure un uomo viene ordinato vescovo. E naturalmente anche quando si riceve la riconciliazione, il perdono dei peccati. Capite che questo è uno dei doni più belli dello Spirito, ricevere cioè il perdono. Per questo la pace del Signore è legata alla riconciliazione, alla nuova giustizia. Se noi riceviamo la pace da parte del Signore, cioè questa riconciliazione, se noi riceviamo il suo, saremo capaci di darlo anche agli altri. Invece, so che prima noi dobbiamo essere capaci di perdonare e poi dobbiamo avere il perdono di Dio. È totalmente il contrario. Quanto più noi sappiamo accogliere il perdono, la pace da parte del Signore, tanto più la trasferiamo agli altri. Questo hanno fatto i Santi e questo auguro a voi, auguro a tutti i telespettatori, di vivere oggi nel giorno di Pentecoste. Se ci sono delle, dei dissi di famiglia o tra gli amici o tra i conoscenti invocare lo spirito perché infonda la pace grazie eccellenza soprattutto per le cose che ci ha detto nell'ultima domanda e ci diamo appuntamento a domenica prossima auguri ancora di buona Pentecoste. e la trasmissione continua con la rubrica la prossima settimana accadde Adoro te le fonte, la Ed eccoci per la seconda parte della trasmissione, ancora nella cripta della cattedrale di Bari, per la rubrica La prossima settimana accadde. Il 14 giugno 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. L'indice, in latino Index Librorum Prohibitorum, era un elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa Cattolica creato da Paolo IV nel 1559 per opera dell'antica Inquisizione o anche chiamata Sant'Uffizio. L'indice ebbe diverse versioni. Lo scopo dell'elenco era quello di ostacolare la possibile contaminazione della fede e la corruzione morale attraverso la lettura di scritti, il cui contenuto veniva considerato dall'autorità ecclesiastica non corretto sul piano strettamente teologico e dottrinale, se non addirittura immorale. Adoro Il Santo della Settimana. Il 15 giugno la Chiesa ricorda e festeggia San Vito Martire. Ricordiamo San Vito è un martire del 300, quindi siamo nel IV secolo. Figlio di un senatore siciliano, il suo culto è molto antico e unito a quello di Modesto, suo pedagogo e ovviamente anche a crescenza la sua nutrice. vito Forzato dal padre a rinnegare la fede cristiana, fuggì via mare, andando prima in Lucania, poi a Roma, dove liberò dal demonio il figlio dell'imperatore Diocleziano, che, accusatolo di stregoneria, lo fece uccidere con i due suoi compagni di viaggio, appunto, abbiamo detto, Modesto e Crescenza. Noto poi il cosiddetto ballo di San Vito, una specie di malattia o di tremore causato dal morso di un serpente o di un insetto, o più raramente da isteria o epilessia. E adesso non mi resta che dirvi la frase della domenica. La cosa più nobile che un essere umano può sperimentare nella sua vita, breve o lunga che sia, è l'accettazione che il tutto è racchiuso in un grande mistero. E con questo è veramente tutto, io vi do appuntamento domenica prossima per una nuova puntata della trasmissione religiosa Il Verbo e la Parola, sempre su Antena Sud alla stessa ora alle 11.30. Buona domenica.